gomiti sulle ginocchia, unghie tra i denti. La postura è quella di sempre, Andrea Agnelli è in posizione combattimento. Non c'è spazio per distrazioni di nessun tipo, nemmeno quelle proposte dalla splendida moglie. La Juve ha la faccia cattiva, Asamoah è una furia e crea. A due passi da Cech, Vucinic centra il palo. Agnelli più o meno pure e rischia di far vibrare lo stadio. È notte da pesantezza di fiato e pulsazioni a ritmo riempipista dell'estate. Soffrono tutti. Lo specchio non nasconde la stizza di Conte. Zidane ne ha viste tante, ma l'occasione di Hazard è da brividi pure per lui. Troppe emozioni in soli 10 minuti. Serve una sigaretta. Pirlo calcia una punizione rasoterra. Poi però mette nel mirino Quagliarella. Deviazione sottoporta e delirio. La tribuna sembra la curva, tutti uno sopra l'altro ad abbracciare chi capita. Scena che rischia di ripetersi, ma Cole stavolta salva sulla linea. La replica dell'esultanza è solo rimandata. Prima bisogna passare dall'ennesima sigaretta che svuota il pacchetto dopo manco un'ora e poi dal contatto Kyle Vucinic che fa urlare al rigore. L'urlo, quello scioglie tensione, arriva da lì a poco. Vibra la tribuna, vibra tutto lo stadium e pure la compagna di Andrea Agnelli, Emilia Winter, svela una passione da tifosa vera, con tanto di t-shirt ufficiale sotto il coprispalle. Da qui in poi è transagonistica pura, altro che ruolo istituzionale da presidente, la sofferenza è da tifoso. Manca soltanto la partecipazione completa a chi non salta un nerazzurro che comunque è intonato. Salta quasi alla Ibrahimovic quando Vucinic manca il match point a un quarto d'ora dal termine. Rischia di perdere un paio di mesi di vita su un allegro disimpegno di Chiellini. L'unico che lo distoglie dal campo è Zidane, che esce in anticipo per evitare traffico, tanto sa già come andrà a finire. E per una volta Zizou sbaglia, perché si perde la zampata di Giovinco. Terzo gol, terzo sfogo, stavolta definitivo. Esce mezza tribuna, Agnelli no. Agnelli l'emozione se la gode fino in fondo per realizzare quello che è appena diventato il presidente di una squadra che ha travolto i campioni d'Europa.